la pioggia, la grande protagonista della quinta tappa del Giro di Croazia 2016, ma la Tinkoff è più forte di tutto. La strada bagnata sfavorisce gli ultimi team impegnati sul percorso, ma la squadra russa è riuscita, nonostante una caduta nel finale di Juraj Sagan, a battere la connazionale Gazprom Rusvelo. Gli uomini in giallo riescono così a far guadagnare secondi preziosi al proprio leader, Jesper Hansen, ma non abbastanza da scalzare il capo classifica, Mattia Kvasina.